Indossate quella. Cosa, l'armatura? Apparteneva a Tadayori Nagao. Come osate indossare quell'armatura qui? Tadayori ha protetto solo la sua gente. Era un uomo nobile, un ottimo arciere. Non ho dubbi che ci crediate. Vestito con quell'insulto che chiamate armatura, raccontate in giro che il suo spirito vive in voi? No, sono le frecce a parlare. Tendete l'arco e dimostratelo. Accetto la sfida. Bene, Tadayori Nagao. Si dice che le frecce del demone fossero le più veloci. Vedrete delle lanterne attorno al monumento. Trafiggete ognuna con una freccia. Bene, salve a tutti amici, ben ritrovati, sono i vostri Mitter, eccoci qui per un episodio di Ghost of Tsushima. L'isola di Ikki, oppure Ghost of Tsushima, tutto un extra di quello che faremo. Infatti oggi andremo a fare, abbiamo stato questa sfida qui, che senza la maturità da Iori non è possibile, sfida l'arco, lutte rimane. E vedete che ci sono qua, uno, due, facciamo un po' di posti così sapete dove andare in caso vi serve qualcosa, tre, questo è qua, quattro, che sta sull'isola, 5 qui, 6, scusate, allora 1, da questo piccolo non si vedono, da questa parte dell'isola 2, qua 3, questa è la quarta, qui non c'è niente, 5, sei. Non mi trovo dei punti. Un attimo solo che... Ecco, io ce l'ho qui. Ho scritto un po' i posti. Allora, il primo si trova qui, da questa parte. Il secondo è appunto vicino qua. Due, ecco. Questo non ho visto. Il terzo si trova da questa parte. Il quarto si trova esattamente... Dove trovo il quarto? Qui, oltre a questo, vicino appunto a questa piazza d'onore. Il quinto si trova vicino a qui, dove c'è anche, sembra, un... c'è il santuario dei cervi. Il sesto si trova qui, vicino al tempio. E se si trova su questa parte dell'isola. L'ottavo, se non avete la maturità da Iori, non verrà mai. Ma comunque, vediamo un po' di fare questa missione. Però una cosa, vorrei prima cambiare tutta l'armatura e mettere un completo di Tadayori al massimo. O in teoria dovrebbe essere l'armatura di Aloy più che di Tadayori. Tutti i cacciatori con l'arco, quindi posso fare questo. Allora, dove sta? Troppe fasce, c'ho io, troppe fasce. Eccolo qui, signore cacciatore. E come maschio non ci dovrebbe esserci niente, mi sembra. Anche se qualcuno lo mette, ma no. Questa è quella di... Ecco qui, Spartano, no? Sangue di Kijin, non so se si sta bene in questo rosso. Se non può c'è... Se non c'è bene, si entra il sangue di Kijin, che sta davvero molto bene. Comunque, davvero... Tantissimo... Anche la maschera ospite sarebbe bene, però facciamo Kijin. Ecco, è ecco, tutta rotta. E va bene così. Iniziamo a fare questa sfida. Vediamo un po' se accade, ragazzi. Falsa fortezza, siamo benissimo. Dai, su. No, mancato. Senza questa fortezza era oro. Era oro. Comunque, coglio di Ishikawa. Ottenere il bronzo superiore da tutte le spine con l'arco. Perfetto. E ce l'abbiamo fatta. Ok, direi l'uomo. Vediamo un po'. Salve. Che dici? Accidenti, sono stanco. Lo spirito di Tadayori è qui, in voi. Non mi colpite. Conserverò le frecce per lanterne e mongoli. Ma se ti viene voglia di insultare ancora Tadayori Nagao, morditi la lingua. Certo, sensei. Prendete questo e lasciatemi in pace. Che mira è la mira terrificante. Quando c'è un nemico con colpo alla testa, c'è la possibilità di utilizzare il numero di vicinanza. Non sarebbe male.
E allora questa missione in pratica consiste nel fatto che proprio hanno fatto vedere che quell'uomo parlava di Yori, come lui uccise tutti i predoni, anche se non sapeva che Yori difese i cittadini dai predoni alla bea di Asmo. Oh, come delle buone maniere? No, io non ho fatto. Comunque, per questo gioco me ne manca pochissimo. Vedete qui, se avete i manufatti, siamo 5 su 5, qua manca 39, e qui 30, per sì, questi sono quelli più difficili, come anche hanno fatto i mongoli e i grilli, e i vestiti a casa sono un po' difficili. Ma con attività bambù sono al massimo, l'Aiku manca ancora uno, i tornei mancano tutti, dobbiamo farli, e i santuari e cose varie sono tutte fatte. Comunque, ora faremo questo episodio dedicando alle, diciamo, queste storie. Soprattutto lo spiralista di Iki, che mi interessa tantissimo vedere chi è questo che si spaccia per noi. Dopo questa missione te lo dovevo aver fatto in teoria, eh. Dammi un attimo i trofei, se possibile. Caro Gozo Tsushima, nel suo di Iki, non essere già più che massimo, cioè più che la metà, scusate. E mancherebbe solo alcune storie. Vediamo un po'. 96%. Ecco, vengono tutti i predoni, tutte le missioni secondarie e buone maniere. Con così qua riusciamo a fare tutto, però le buone maniere è un po' difficile, devo dire. Forse avendo le missioni secondarie dei vari cittadini si può fare. Qui mancano i Boken e trovo nascosto, vedo poi magari dopo di farmi vedere cosa si tratta. E mentre questo uscì nel 77, qui dobbiamo fare tutta missione per il popolo, bla bla bla, il platino vale uno di questi 10 trofei. E vabbè, torniamo al gioco. Penso di non di finire questa Iki al massimo. Andiamo ragazzi, dove è il mio caro Nobu? Anzi, il mio Kage, scusate, ecco, fa anche pure a me. Andiamo, Ci Kage. riposeremo presto. Spettro di Iki lo chiamano. Preferisco 1.000 volte lui a 10 samurai. Lo spettro ci aiuterà. Pare che abbia ucciso 1.000 mongoli con quel vecchio bastardo di Shimura sulle spalle. Sì? Quelle storie non sono del tutto vere. Certo che lo sono. Anche tu ne avrai sentite di belle sullo spettro. Stroncò il mongolo Khan come un pezzo di legno. Sembra proprio lui. Se vuoi contribuire alla sua lotta, lo spettro di Iki chiede donazioni. Portiamo le offerte al suo campo, a nord-est di dove sorgeva il villaggio di Kidafure. Se porti del cibo, a lui piacciono il sakè filtrato e il miglio lavato. Già, proprio così. Ho qui la storia dell'aspetto dell'isola di Iki, che si spaccia per noi. Potrei che non lo aspetto, però è meglio rimanere così se non ci sa che era lui, magari ci vede in giro. Spero che lo spettro ci ascolti. Ascoltare è un conto, speriamo che ci risponda. Io vi ascolto e vi rispondo, sono qui davanti a voi. Comunque, c'è cioè meglio rapido? Sì, serve, ma ce ne ho a cavallo, sì, se in caso scopriamo altre cose. Perché solo così si può scoprire i segreti, poi gli alberi rimanenti, i vari vessilli, via dicendo. Comunque ragazzi, andiamo per me, lo spero. Che è successo? Chissà chi sta vestendo i miei panni. Che ci sono queste persone, soprattutto. Movimento al campo. Banditi. Devi essere tu lo spettro. Che fai? Rubi il sakè? Più ladro che samurai. Lascia stare i barili. Dove stai scappando? Meglio muoversi. Voglio conoscere lo spettro. Sì.
Indietro! O ne risponderai allo spettro di Iki! Basta! Sto cercando lo spettro. Come mezza isola, ma l'abbiamo trovato prima noi. Questo stronzetto ci deve una fortuna. A me deve di più. Ci rivedremo, ragazzo, e cominceremo a mozzare dita. Così tu saresti l'eroe di cui si parla tanto. Oh, oh no, non sono io lo spettro, ma lavoro per lui. Ci davamo da fare per l'isola di Iki. Quando i banditi Volpe Morta ci hanno attaccato, hanno preso lo spettro. Dove l'hanno portato? Al campo, a ovest di qui. Ho un giorno per restituirgli i soldi. No, sta fuori dai guai e io troverò il tuo padrone. Ho qualche domanda per lo spettro di Iki. Che sembra che lui sia solo un ladro che lavora per lo spettro, ma non per lo spettro. È sotto controllo dei banditi. Vabbè, riusciamo tutti. E ci dà dire tantissime cose, mi sa. Via! Lo spettro è libero! Allora, tu, Lord Sakai, liberatemi! Fai finta di essere lo spettro. Un rispettoso omaggio. Rispettoso? Dovevo immaginare che c'eri tu dietro. Mi spiace, Lord Sakai. C'erano mongoli ovunque. Non ce la facevo più. Poi seppi che un trafficante di Iki si preparava per andare in Giappone. Dovevo andarmene. Senza passare a salutare. Avete sempre da fare. Se bramavi così tanto di scappare, come sei finito qui? Mi hanno beccato sulla nave del trafficante. Quando la gentaccia del posto è venuta a sapere che ero su Iki, si è messa a perseguitarmi. Hanno cercato di derubarmi. Li avevi derubati prima tu? Un po' di imbrogli e del sake scadente, che volete che sia? E così sei l'uomo più odiato di Iki. Metà isola ti vuole morto, all'altra metà devi dei soldi. È così? Proprio così. Questo non spiega perché lo spettro. La gente qui mi odia. Ma nel ruolo di spettro li potevo motivare, derubare i farabutti e trovare i soldi per il continente. Così vincono tutti. Dovrei andarmene, lasciarti nei guai. Ma lo spettro non lo farebbe, vero? Sta fermo. Ho le braccia addormentate. Svegliale. Ti accompagnerò al campo, ma poi basta. No, vabbè, ragazzi, di nuovo Kenshi. Ai ai ai, questo sicuramente è un... Sempre nei guai si caccia. Il povero Kenshi. Qua si può uscire? No. Niente, ok, no, andiamo di qui. E cogliamo Kenshi al campamento. Qui c'è cosa da pigliare, prima andare, vediamo un po' cosa c'è. E poi lasciamo Kenshi. Chiaramente sempre lui è il solito, mamma mia. Bene, spettro di Iki, ora te la cavi da solo. Aspetta, non puoi lasciarmi qui! Tutti su quest'isola mi danno la caccia! E il tuo servitore? Avete visto Fugu? Sta bene? Ha rischiato la testa per pagare il riscatto. Oh, è un povero pescatore, ha bisogno di me. Aiutatemi a trovare Fugu e mi toglierò di torno, promesso. Spero non sia lontano. Abbiamo fissato un posto qui vicino per poterci ritrovare. Fai strada. Giustamente. Credevo aveste occhi solo per Tsushima. Cosa vi porta, Iki? Ci venni una volta con mio padre, anni fa. Non pensavo di tornare. Ho saputo che accadevano cose terribili. Non potevo far finta di niente. Se l'avessi saputo anch'io. Sentivo solo dire, Iki assicura, neanche un mongolo.
di chi poteva essere, se non qualcuno di Tsushima che conosceva lo spettro, se lo spettro. Questo tuo amico. Come hai fatto a coinvolgerlo nella recita dello spettro? La tribù dell'Aquila affondò la barca con cui arrivai. Stavo per annegare, ma Fugu mi salvò. Cercai di mollarlo, ma non ne volle sapere. Non ha resistito al tuo fascino? In pochi ci riescono. Fugu, sono io! Siete fuggito, padrone! Lunga vita allo spettro! Lascia perdere la storia dello spettro, Fugu. Chiamami Kenji. Questo mio amico è lo spettro. Ah, capisco. Beh, un tizio di nome Vipera ha un messaggio per lo spettro. È per me! Hai problemi con la vipera della baia di Akata? È il trafficante che vi dicevo, quello con la nave pronta a salpare per il Giappone. Ho cercato di salire a bordo, ma mi ha beccato. Ora gli devo una fortuna se voglio tenere la testa sul collo e andarmene da qui. Allora meglio andare da lui e sistemare tutto. Mi aiuterete? Lo spettro di Iki si aiuterà da solo. Voglio conoscere il trafficante sfuggito per 20 anni alla cattura dei samurai. Dov'è la tua cavalla? Nico, l'ho dovuta cedere alla vipera a garanzia. Spero che stia bene. Lord Shimura ha dato la caccia alla vipera per anni. Ti è andata bene che non ti ha tagliato una mano quando sei salito sulla sua nave? Stava per mozzarmi altre cose, ma l'ho convinto a tenermi un posto per il Giappone. È bastato dargli Miko e promettere di pagargli 10 volte il prezzo che chiedeva. Dovete sapere, alla vipera non piacciono quelli come noi. Quelli come noi? Beh, quelli tosti. Che c'è da ridere? Niente. Beh, comunque vada, non provocatelo. Non deve finire male. Resta qui, Fugu. Sì, cioè, padrone Kenji. Sono io, Kenji, lo spettro di Iki. Siamo qui per la vipera. Sta calmo, Kenji, e non parlare troppo. Chi? Io? Dove sono i miei soldi? Sei la vipera della baia di Akata, vero? Chi è il forzuto, Kenji? È un amico. Jin Sakai. Sakai? Una volta ho discusso con tuo padre. Non mi sento più il mignolo da allora. Di sicuro non l'ho pianto. I nemici di mio padre non sono anche i miei. Ottimo. Il rancore non fa bene agli affari. Com'è che un nano recluta un samurai? Kenji mi ha detto che voleva salire sulla tua nave. È dispiaciuto. Colpa mia! Stupido, irrispettoso Kenji! Ora ti deve una piccola somma. Una grande somma. Se sei qui per trovare un accordo, perdi tempo. Se sono i soldi che ti interessano, Kenji ci metterà un anno a restituirteli. È un problema suo. E tuo. Quei soldi ti servono oggi per pagarti il viaggio e resistere all'invasione mongola. Riduci il debito di Kenji e lo saldiamo subito. O aspetti e speri che non muoia prima di averti reso l'intera somma. Ehi! Il tuo amico è furbo, Kenji. Credo che possiamo trovare un accordo, Lord Sakai. Quei bastardi della tribù dell'Aquila mi hanno rubato le mie carte nautiche. Con le rotte di contrabbando tra la Cina e la baia di Akata. Ti servono per raggiungere il Giappone. Esatto. E se i mongoli decifrano il mio codice, scopriranno i punti deboli della flotta dello Shogun. Sembra una brutta cosa. Possiamo recuperare le carte se tu porti Kenji con te in Giappone. Affare fatto. Tieni d'occhio Kenji. Attira guai come la merda le mosche. E lo sappiamo. Comunque la missione diceva quanto semplice. Abbiamo solo rubato le catene nautiche. La vipera si fida di noi, ma ora consegniamo. Ok, allora siamo a cavallo. Posso fare un viaggio rapido magari? Sì. No. Vabbè dai, noi ci vediamo dopo ragazzi, che non posso lasciare Kenji dietro, se no quello fa danni. Quindi ragazzi, ci vediamo dopo. Ah,
Devo essermi fatto male quando i banditi mi hanno legato. Mi riposerò un po' mentre Fugu ti aiuta a rapinare i mongoli. È solo un pescatore, Kenji. Ti ha salvato la vita. Lo so. Se vuoi fare lo spettro, smetti di usare le persone. E inizia a pensare a come puoi aiutarle. Sapete, laggiù, con la vipera. Non sapevo fosse bravo con le parole. Per molti anni ho aiutato Lord Shimura a riportare la pace tra le famiglie samurai. Che noia. A volte. Ma se brandita bene, una parola ben scelta affonda più di una lama affilata. Più guardie del previsto. Meglio se rimango di guardia. Se qualcosa va storto, faccio un segnale. Cinguettio. No, scimmia. Eccoci qui, pronti a fare un po' di pulizia di mongoli. Lascia uno, vedo. E due lì. So fare una cosa. Questo uccidiamo qualcuno così, dai. Le carte nautiche della vipera. Andiamo. Allora? Preso. Andiamo. Appena in tempo. Ah, bel lavoro. C'è tutto. Qualche minuto per dare un'occhiata alle carte. E poi salpiamo. Che ne è della gente che ti abbiamo mandato? Tutti sistemati. Ma ora siamo pieni. Devo scaricare ciò che non è necessario. C'è posto solo per un altro passeggero. Pronto a salpare, Kenji? Quando partiamo? Presto. Non manca nessuno. È stato un piacere fare affari con te, Lord Sakai. Anche per me. Davvero non vuoi venire? Potrei nasconderti in un barile di sakè. È un po' stretto, ma con un po' di olio, quei fianchi stretti, No, grazie. Non ho ancora finito qui. Beh, immagino che sia un addio. Tieni in fresco il tuo sakè migliore. Festeggeremo quando sarà tutto finito. Mi piacerebbe. Fugu! Dimenticato qualcosa? Il mio buon senso. Ah. Prendi il mio posto sulla nave. Ti aspetta. Ma padrone! Sbrigati! Prima che cambi idea. Non me l'aspettavo da te. Io me la caverò, ma Fugu non aveva tante possibilità. È meglio così. E poi, non credevate mica di sbarazzarvi di me così facilmente? Non chiedo tanto. Dobbiamo brindare. Allo spettro di Iki. Alla nuova vita senza di lui. Vedrete, tornerà tra un po' con altri suoi amici samurai. Che mi sei completata. Con Kenji che sembra essere davvero migliore di altri. Dopo il forte Sakai. Prima, quando uccise, com'è che si chiamava? Quel trafficante grasso che gestiva la. Ma comunque devi poter farti missione a questo punto, di concentrarci per finire al massimo. Anche questo gioco al massimo, l'ho detto sempre. Andiamo a fare acqua turbolento, missione che è passata da poco, secondo me così qua ci rivelerà, ci darà tante soddisfazioni. Andiamo, ragazzi. Più vicino. Non ho tempo. Chi è stato? Mongoli? No. Una banda rivale. Traditori. Yamaneko e la sua ciurma. D'accordo con i mongoli. I mongoli li hanno armati di huaccia. Chi sono i predoni? Dove li trovo? Chiedi a Sugi. Lei ti aiuterà. Il villaggio a sud. Cappello Rosso. Avvertila. Stanno arrivando. Volente. Quindi noi monghi stiamo lavorando insieme dei banditi per attaccare a noi dei quacha. Questi lancia frecce infuocate che sono molto pericolosi. Sento il loro quacha. Correte! Ma non posso ammazzare scudi. Potrei, vado a nuoto lì, la ammazza tutti. La devo cercare di scappare e arrivano. Yamaneko e i suoi. Uccidono i superstiti. Ecco il villaggio. Devo chiedere in giro. Qualcuno conoscerà Sugi.
con il cappello rosso. C'è molto fumo. Cos'è successo qui? Centinaia di frecce infuocate e scagliate da una nave nella baia. Ho visto il vascello. Predoni, armati con armi mongole. Cerco qualcuno che possa aiutarmi a fermarli. Sugi. Indossa un cappello rosso. Non la conosco. Andare è troppo rischioso. Sembra fuoco di Wacha. Forse della barca che mi ha attaccato sulla spiaggia. Chiusa. Ancora calda. Qui ci vive qualcuno. Stai cercando me? Perché? Non temere, Sugi. Mi chiamo Jin. Sono qui per avvisarti. Il vascello che ha colpito il villaggio appartiene a un certo Yamaneko. Aiutami a fermarli. Sanno che sono qui. Significa... Andiamo via. Li allontaniamo. No! No! Non sappiamo nulla! Troppo tardi. Fai i bagagli. Quando torno ce ne andiamo. Vieni con me, Jin. Torna da me. Non correrò rischi inutili. Questa sarebbe davvero una novità. Sugi! Yamaneko manda i suoi saluti. Seibe, sei sempre stato il suo leccapiedi. Che dici dei nostri nuovi alleati? Presto saremo l'equipaggio più potente dell'isola. Sterminiamoli! La ciurma di Yamaneko è prudente, ben armata, approda solo in luoghi e ore precisi. Quindi lo conosci? Ero il suo primo ufficiale. L'ho frenato dalle sue tendenze peggiori, per un po'. Quando incontrai Sanpei, non volevo più essere quella persona. Ma non è facile lasciare Yamaneko. Dove attracca la sua nave? Ci penso io. O lavoriamo insieme, o niente. Ricorda che vale anche per te. Sei bravo con la spada. Credo che potremmo davvero farcela. Prima devo dare un'occhiata in giro, rintracciare un contatto. A ovest c'è un villaggio di pescatori abbandonato. Ci vediamo lì. Buona fortuna. Anche a te. È il posto di cui parlava Sugi. Lei dov'è? Altri uomini di Yamaneko. Ci penso io. Aiutatemi! Andrà tutto bene. Grazie, mio signore. Beh, niente male. Tu non sei un samurai, né un ronin. Cosa sei esattamente? Uno come te, che sa bene cosa vuol dire essere preda. Ho controllato la baia. Yamaneko scambia prigionieri con Huacha mongoli. Schiavisti sovversivi. Non devono avere le armi mongole. Infatti... meglio dividersi. Tu distrai le forze sulla spiaggia, io prendo una barca. È da quando ero piccola che mi intrufo l'ho inosservata sulle navi. Se Yamaneko è pericoloso, come dici, devo occuparmene io. Yamaneko è mio fratello. Uccidere uno di famiglia è più difficile di quanto immagini. Sì. Va bene. Mi dirigerò verso la costa dove sono accampati i mongoli e i predoni. Troverò un modo per occuparmene. Io potrei occuparmi degli Huacha e facilitarti le cose. Bene. Se facciamo credere ai mongoli di essere stati traditi, potrebbero scontrarsi con i predoni. Lancerò un segnale per indicarti dove puntare. Un po' di farina sul fuoco lo farà illuminare. Buona fortuna, Sugi.
Anche a te. Mi apposterò qui vicino. Non parto finché... Prima mi occupo di loro, poi incontriamoci sulla costa nord. La ciurma di Yamaneko servirà da esempio. Mai schierarsi con i mongoli. Ora alla costa nord per incontrare subito. Io dovevo collaborare insieme, avevo fatto tutto noi, va bene, così. Ci sono tutti, siamo tutti contro, è così. Non vedo la barca di Sugi. Oddio no. Non è un buon segno. Spero che Sugi non fosse lì. Suo cappello rosso. Addio, Sugi. Ti auguro un fatto migliore nell'aldilà. No, ma dai, perché Sugi? Ma ce l'avevo io, ma stavo tutto senza morire. Sugi, no, mi dispiace, non è così gente. Ma ci vediamo noi. Vabbè, ma è lì, ma ci vediamo noi. E che dirà il marito? Comunque ragazzi, direi un episodio abbastanza lungo, va bene così. Possiamo finire qui appunto questo episodio. Ci rimangono da fare altre due missioni. Queste cose variano un episodio a parte appunto per fare queste due missioni. Quella dell'Aquila e l'Ipotema Perdita. Vediamo un po' cosa ci riserverà questi episodi. Che ripeto, le secondarie sono a volte sì simili, ma quello che ci raccontano rendono il tutto un po' più affascinante, diciamo così. Mentre il manufatto aspetta... Oggetti chiave. Cosa abbiamo? Lista di cospiratori, ma proprio di macchie di sangue. Questo qua è nuovo? Non c'era prima, è quello che mancava. Oggetti chiave. Va bene. Mentre l'attività c'è anche sempre uno. Comunque, vieno qui questo episodio di oggi speciale dedicato all'isola di Iki, in cui ci cercheremo di aggiungere il trofeo amico delle cittadine dei Redoni. Invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. In caso non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, ci notifichi i video che usciranno. E vi ricordo di seguirmi sul canale Viola, dove fare live, e su vari social come Facebook, Instagram, TikTok, così vi sarete di più sul mio lavoro e godervi altri contenuti multimediali da me offerti. Noi ci vediamo al prossimo episodio, dal vostro Mitterri, passa e chiudo.